La vita di un uomo è piuttosto difficile. Abbiamo quindi preparato una raccolta di 10 trucchetti che saranno utili a te e ai tuoi amici. Se devi fare un foro in un muro, taglia il fondo di una bottiglia di plastica. Fai un foro del diametro corrispondente e fai scorrere la bottiglia di plastica sul trapano. Ora, mentre stai facendo un foro, la polvere si accumulerà nel contenitore invece di cadere in faccia. Se ti sei fatto male e una goccia del tuo sangue è caduta su un panno bianco e non riesci a rimuoverla, basta applicare un po' di acqua ossigenata sulla macchia. La reazione chimica farà andare via il sangue. Assorbiamo poi il liquido con un tovagliolo. Quindi stiriamo la macchia dopo aver impostato il ferro in modalità vapore. Puoi ripetere il processo ancora e ancora fin quando la macchia non scompare. Molto spesso le punte dei cacciaviti si consumano troppo velocemente e non possono più essere utilizzate. Basta prendere un pezzo di carta vetrata e rimuovere un sottile strato di acciaio dalla punta, mettendo il trapano ad angolo retto. Quindi strofiniamo poi la punta manualmente e ne otterremo una nuova altrettanto funzionante. Se ti piace pescare ma non sai come conservare gli ami, prendi un tappo per vino e infila gli ami nel tappo. È davvero comodo riporli in questo modo e i tuoi ganci non si bloccheranno su nulla. Se hai deciso di bere una bottiglia di birra con il tuo amico ma non c'è un apribottiglie, puoi aprire una bottiglia con l'aiuto dell'altra. Questo metodo ti consentirà di aprire solo una bottiglia. E da buon amico, devi darla al tuo amico. Se hai deciso di fare un picnic con i tuoi amici per cucinare la carne e mentre soffi sulla legna per accenderla non hai altra scelta che avvicinarti, unisci le quattro dita e portali alla bocca come mostrato nel video. Ora il flusso d'aria che stai espirando sarà più forte e più diretto. Ti permetterà di soffiare sulla legna da una distanza più sicura. Se hai appena dipinto qualcosa con un pennello, togli il guanto e mettilo sopra il pennello. Ora puoi annodare il guanto e il pennello e all'interno non si asciugherà. Quando hai bisogno di riprendere il lavoro, giralo semplicemente al rovescio, soffiando dentro il guanto. Se hai bisogno di sapere se un paio di jeans ti sta bene senza provarlo, infila la mano dal pugno al gomito nella cintura per scoprirlo. Se la tua mano si adatta e non scivola via, allora questa è la misura giusta per te. Se stai bevendo un bicchiere di birra in un pub e hai bisogno di andare da qualche parte per un po', copri il bicchiere con un sottobicchiere. Mostrerà che questo posto è occupato e i camerieri non prenderanno il bicchiere perché il cliente tornerà. Sei lontano da casa e devi fare benzina. Puoi facilmente controllare la qualità della benzina prima di riempire il serbatoio. Hai solo bisogno di versare un po' di benzina su un foglio di carta bianca. Se c'è qualche macchia dopo l'asciugatura, significa che la benzina contiene delle impurità e non dovresti riempirci il serbatoio. Se il video ti è piaciuto, allora vuol dire che è stato interessante.